in collaborazione con Val Sugana, Val di Fiemme, Paganella Ski. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobò nel consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport, delle vacanze e del turismo. Puntata questa tutta dedicata al triathlon, la meravigliosa triplice disciplina, nuoto, ciclismo e corsa. Siamo sul lago di Caldaro in Alto Adige per la 35esima edizione di questa gara che è un mito nel mondo della triplice disciplina. Vediamo quindi il resoconto completo di questo grande evento, prima edizione nel lontano 1989, un must per l'inizio di stagione sia turistica che sportiva di questa meravigliosa disciplina, il triathlon. Con l'arrivo della primavera, quest'anno molto travagliata, e con le giornate che iniziano piano piano ad allungare le proprie ore, qui sul lago di Caldaro, con i suoi vigneti e frutteti che circondano la zona attorno al meraviglioso lago, che mostrano le prime fioriture segno di un risveglio imminente della bella stagione, si svolge la 35esima edizione del triathlon lago di Caldaro, manifestazione che si è tenuta sabato 4 maggio 2024 nella location Alta Tesina di Caldaro, grazie alla regia organizzativa affidata all'esperienza dell'associazione sportiva sezione triathlon e dell'associazione turistica di Caldaro, con in prima fila il presidente Werner Mayer. Werner Mayer è il responsabile di questo triathlon di Lago di Caldaro, 35esima edizione, 400 iscritti, un grande successo, una primavera un po' difficile, neve, sole, condizioni meteo veramente variabili e difficili, ma il triathlon di Caldaro è un punto fermo nello sport e nel turismo per il lancio della stagione. Werner. Sì, veramente quest'anno abbiamo veramente fortuna, perché una settimana fa è stata ancora la neve sulle montagne. Oggi si sta bene, io sono con la maglia corta qua e il lago qua c'è 17 gradi, è stato già 19 gradi due settimane fa, non piove, un po' nuvolose e facciamo una bella gara.
Una bella gara con 400 iscritti, che è un numero importante per la vostra sezione sportiva, ha tante divisioni, ben 17 specialità, ogni specialità c'è un responsabile, tu sei responsabile del triathlon, ma la vostra associazione Kartelsee Porvern è triathlon, quindi è una delle associazioni sportive più importanti dell'Alto Adige e fate tanti eventi. Sì, noi facciamo tanti eventi a Galdaro, il Caltro Sportverein, abbiamo 19 società, siamo ogni domenica c'è un evento. Per esempio, domenica prossima c'è la gara di macchina sul passo di Mendola, due settimane fa è stata la gara con i bici sulla Mendola, adesso c'è la corsa sulla Mendola, è una corsa di montagna, adesso è stato un evento di atletica leggera, è stato qua, in due settimane c'è anche una gara di mountain bike. La vostra società però al punto di partenza e la base importante della vostra vita è questo meraviglioso lago che ha l'acqua più calda delle Alpi, questo già 19 gradi in condizioni diciamo meteo ottimali, oggi 17. Perché è così bella il Caldaro, amato dai tanti turisti nord europei, ma anche tanti italiani che vengono qui sul lago di Caldaro a godersi le vostre bellezze? Io penso il più bello del lago è che il lago è dentro, ritorno alle montagne e anche nei vigneti col vino, e si beve un buon vino a Caldaro. Caldaro è famoso del vino e del lago, e anche il windsurf, perché qua si fa tanto sport in acqua, perché c'è il stesso vento di Garda che passa qua. Sul lago di Garda c'è il Pelera al mattino e l'ora alla sera, qui invece c'è solo l'ora alla sera, giusto? Sì, qua viene l'ora, verso le 2, 2:30 c'è l'ora, e il vento, e per quello Galdaro ha anche i bravi surfisti, per esempio Maran Klaus ha fatto Los Angeles Olimpiadi e di Galdaro, e Heideko Fabian ha fatto 2008, ha fatto a Peking le Olimpiadi per l'Italia, il windsurf. Acqua, vigneti e frutteti sono gli elementi ricorrenti della manifestazione. L'obiettivo del presidente Maier, come abbiamo sentito, è infatti quello di lanciare ogni anno qualcosa di nuovo e speciale in grado di attirare l'interesse della gente del posto e degli atleti del Triathlon di Caldaro, 35esima edizione, che da sempre viene quindi considerato l'evento di apertura della stagione estiva nella località altoatesina. Al lago di Caldaro molti atleti entusiasti provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento ogni anno per nuotare il 1,5 km a nuoto, pedalare 40 km in bicicletta e correre gli ultimi 10 km, una manifestazione che richiede resistenza, versatilità, determinazione e forza di volontà e caratterizza tutti i partecipanti senza alcuna eccezione. Anche gli organizzatori meritano un grande applauso quest'anno. Ricorre la 35esima edizione del Triathlon Lago di Caldaro, prima edizione lontano 1989. Organizzare un evento di questo tipo per molti anni richiede lavoro, know-how, impegno e una grande passione per lo sport in generale e per il triathlon in particolare. Effettivamente questo è un sport veramente completo, non è solo corsa, è nuoto e bicicletta, per cui uno che riesce a fare questo tipo di sport veramente è una persona determinata e sicuramente anche sana. Tanti VIP, tanti personaggi importanti a questo triathlon 35esima edizione Lago di Caldaro. Fra i tanti personaggi incontriamo colei che ha vinto ben 3 volte questo triathlon, Manuela Janesi di Bressanone, già nazionale, plurititolata, pluridecorata. Non corri quest'anno, però è importante esserci, Manuela. Sì, assolutamente, perché Caldaro è sempre una gara molto affascinante e bisogna esserci, un paio di ragazzi giovani che partecipano, due ragazze, e ho portato il gruppo mio giovane a vedere la gara, che nuotano anche adesso con un allenamento, così forse in un futuro partecipano anche loro al famoso Triathlon Lago di Caldaro, che ha una lunghissima tradizione, uno dei primi in Italia, penso che si sa, è ormai la 35esima edizione, io c'ero alla prima nell'89, e sempre bellissimi ricordi che
ti coinvolgono, sì, e ti fanno venire qui, ma soprattutto è amata molto da tanti nordici perché l'acqua è calda, e il clima, nonostante le condizioni meteo difficili, ma adesso sta scendendo un bel sole, molti nordici, molti tedeschi vengono perché amano l'Italia e amano le condizioni del lago di Caldara. Sì, assolutamente, perché inizio maggio è uno dei primi in acque libere. No? E che allora tanti atleti tedeschi, che Caldaro all'Alto Adige non è così lontano dalla Germania e l'Austria, sfruttano l'occasione di venire qua e fare questa prima uscita in acque libere in questo meraviglioso contesto. Tu sei stata nazionale, hai fatto le Olimpiadi, raccontaci brevemente per i giovani telespettatori la tua storia sportiva. Tu nella triplice disciplina hai scritto pagine importanti, hai un palmarès di tutto riguardo. Sì, sì, io ho fatto appunto l'esordio qua proprio a Caldaro nell'89, era il mio primo triathlon che ho fatto proprio per caso guardando, leggendo appunto che c'era sul giornale, ho visto. E da là è iniziata la mia carriera, sono diventata più volte campionessa italiana, ero probabilmente olimpica per Sydney 2000, purtroppo però non ho partecipato perché ero infortunata, però ho fatto 12 mondiali elite, 7 su distanza olimpica e 5 su distanza lunga, per me era una carriera meravigliosa. Bella la testimonianza di Manuela Janesi, che ha vinto 3 volte qui il triathlon del lago di Caldaro. Un altro personaggio importante che incontriamo è Alessandro De Gasperi. Non corri quest'anno qui sul lago di Caldaro, ma ti hanno visto protagonista tante edizioni, tanti podi. Hai vinto 2 edizioni dell'Ironman di Lanzarote, che l'Ironman, lo ricordiamo, è 3,8 km a nuoto, 180 in biciclette e poi la maratona per chiudere. Siamo sugli 8-9 ore di gara. Insomma, sei infortunato, ma cosa vuol dire per chi ama la triplice disciplina questo lago di Caldaro? Beh, sicuramente una bellissima gara del panorama nazionale, abitando anche qui vicino non potevo non esserci, almeno per vedere, per fare da supporto agli atleti del mio team che sono abbastanza combattivi, messi bene, dai. Ecco, il triathlon in Val di Fiemme, paradiso dello sci di fondo, dello sci alpino, insomma, un amore, com'è nato questo amore per il nuoto, per la bicicletta e per la corsa, da un trentino puro sangue come te? Beh, diciamo che a Predazzo c'era un bel gruppo di triatleti, tra cui Giancarlo Bettin, che ricordiamo deceduto poco tempo fa, quindi, che però è stato uno dei pionieri del triathlon italiano, e quindi diciamo che il triathlon è sempre esistito. Io mi sono, diciamo, innamorato a 16 anni di questo sport e ormai sono più di 20 anni che lo faccio, abbondanti. Nei suoi 35 anni di storia al triathlon di Caldaro hanno partecipato i nomi più importanti della triplice disciplina. Record di vittorie in campo maschile è Gianpietro De Faveri, che ha vinto ben 4 volte nel 2007, 98, 95, 94. In campo femminile il record assoluto di vittorie è di Manuela Janesi, che ha vinto nel 97, 96 e nel 94. 4 vittorie quindi per De Faveri e 3 vittorie per Manuela Janesi. L'anno scorso, nella 34esima edizione, il vincitore è stato Stefano Micotti della DDS di Milano davanti al tedesco Breiling e terzo l'altro azzurro Parmigiani. In campo femminile vittoria di Luisa Ogna Pirat in 2:08:00, seconda la cremonese Alessia Orla, terza l'ungherese Fruzna Kovács. Manca poco alla partenza della prova di nuoto e fra i tanti personaggi presenti un altro grande campione del triathlon, Daniel Hofer di Bolzano, vincitore qui a Caldaro nel 2011, si sta preparando per l'Ironman di Cervia, insomma un po' di nostalgia, un po' di emozione essere qui, pronto alla partenza. Non sei più un atleta agonistico forte, però ti diverte ancora a fare la triplice disciplina? Sì, mi sto ancora divertendo perché alla fine a me è sempre piaciuto, non è mai stato un peso fare sport e soprattutto il triathlon, mi è sempre piaciuto muovermi e stare in attività, per quello adesso mi è venuto anche questa idea di fare l'Ironman. Comunque oggi siamo qua a Caldaro, che è questa casa mia, proprio qua ho tanti ricordi
percorso molto molto duro, difficile qua, quindi ci ho sempre dovuto un po' combattere con questo percorso perché c'è tanta salita. Io comunque per essere atleta comunque di 82-83 kg ero abbastanza pesante rispetto agli altri, però almeno nel 2011 sono riuscito a almeno vincerlo una volta, quindi sono molto contento. Come mai avete le montagne più belle, avete le nevi più belle, sci di fondo, sci alpino, ma tanti altoatesini come te, come la Janesi e tanti altri campioni amano così tanto il triathlon? Beh, come dici tu, basta guardarsi un attimo intorno, il territorio ti porta a fare sport, il territorio proprio ti permette proprio di fare qualsiasi sport, no? Come lo sci, come la corsa, il nuoto, ci abbiamo dei laghi bellissimi, si può fare bici, ci sono tanti turisti che vengono qua solo per allenarsi, quindi giustamente questo è proprio il posto per fare sport. La gara si è svolta sulla distanza olimpica del triathlon con 1,5 km a nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa prima di tagliare il traguardo conclusivo. La frazione a nuoto ha avuto la partenza di tipo rolling start e si è sviluppata nelle acque del lago di Caldaro. Il primo cambio ha portato gli atleti ad inforcare la bicicletta percorrendo le strade che costeggiano i campi coltivati della Bassa Tesina. Il percorso ciclistico si è svolto in un anello di 13 km e 350 metri, da ripetere tre volte per un totale quindi di 40 km, prima di arrivare all'ultima zona di cambio, quella dove i partecipanti si sono tolti le scarpette da bicicletta e hanno indossato quelle da corsa. Anche nella frazione podistica i chilometri per arrivare al traguardo si sono percorsi effettuando tre giri di un tracciato di 3 km e 330 metri, ricavati nella zona settentrionale del bellissimo lago di Caldaro. Il triathlon internazionale del lago di Caldaro è un evento che da molti anni vede la numerosa ed entusiastica partecipazione di triatleti provenienti da tutto il mondo. È impressionante vedere come questi atleti riescano a superare i propri limiti e dimostrare quanta resistenza e forza mentale siano necessari per affrontare questo impegnativo percorso. Il lago di Caldaro offre indubbiamente un magnifico scenario per questa sfida sportiva ed è conosciuto ben oltre i confini dell'Alto Adige. Tuttavia, il successo e l'ampia partecipazione del triathlon del lago di Caldaro non sono dovuti solo alle condizioni ideali e allo straordinario paesaggio, è soprattutto l'impegno instancabile degli organizzatori per fare di questa gara un'eccellenza a livello mondiale. Siamo con Kurt Anrather, direttore responsabile della Kurt Sport Event, una società che segue la comunicazione e il marketing di questo triathlon del lago di Caldaro da tanti anni, un evento nonostante le condizioni difficili della stagione che veramente anche quest'anno ha fatto bingo, tanti partecipanti, oltre 400, tanti sponsor, un bellissimo evento in una bellissima località. Siete contenti, Kurt, di questa manifestazione del vostro lavoro? Sì, oggi per la 35esima edizione logicamente ci bacia anche il sole, per fortuna, grazie come hai detto a tutti i sponsor e i partner che abbiamo, siamo comunque riusciti anche a fare un bel parterre di atleti, c'è anche il campione del mondo e questo ci dà molta soddisfazione. 35esima edizione, sempre il primo sabato di maggio, l'anno prossimo è il 3 di maggio, siete già pronti per la 36esima edizione? Ma infatti bisogna essere sempre pronti, tanto finito una manifestazione inizia dalla prossima, perciò ormai si va da un anno in anno, si progetta il progetto in triathlon logicamente molto a lungo termine e come vedi siamo arrivati alla 35esima edizione e questo ci onora. E soprattutto tu fai tanti eventi, l'Episki Tour, alpinismo d'inverno, ma il tuo cavallo di battaglia nel periodo estivo è il golf in città, l'In-City Golf, quest'anno a Innsbruck e ancora a Trieste nel mese di giugno, due importanti eventi con il golf in città. Sì, anche quello sono dei vecchi progetti che abbiamo, anzi da 15 anni ormai, per fortuna, abbiamo baciato con quell'evento anche lì ormai di 15 anni e 10 città e questo è anche una bella cosa perché portiamo un campo da golf a 18 buche in centro città, tutto basato in promozione, in comunicazione per il golf e per gli sponsor partner. Quest'anno abbiamo l'In-City Golf che è sponsorizzato come main sponsor col Casino Austria, Casino Innsbruck, e a Trieste con Southwest Green Center Europe, sempre in City Golf di Trieste.
Ogni anno oltre 400 partecipanti regalano emozioni sportive uniche, mentre il team organizzativo, formato dal presidente della sezione triathlon e dai numerosi e laboriosi collaboratori, garantiscono uno svolgimento senza intoppi e la soddisfazione degli ospiti. Mattia Gazzetta, il comandante dei Vigili del Fuoco del Lago di Caldaro. Quanto è importante, Mattia, la presenza della forza pubblica, della sicurezza, che tutto vada bene? Quanto è fondamentale la vostra presenza? Sì, siamo qui al triathlon con due sommozzatori e due vigili del fuoco che dirigono la barca. Siamo qui per l'assistenza tecnica in acqua per gli atleti. Siamo sempre pronti a intervenire. Noi siamo un gruppo volontario, sia di vigili del fuoco che dei sommozzatori qui in Alto Adige. I volontari hanno veramente la forza dell'Alto Adige, perché tanti volontari fanno sì che questo evento è uno dei migliori al mondo. Esattamente, sì, noi siamo tutti su base volontaria, il nostro tempo libero che dedichiamo alle società, ai comuni, per la sicurezza delle persone e oggi per un evento sportivo. Dottor La Sala, un grande evento, questo Triathlon di Caldaro, è una grande visibilità per il suo brand. Assolutamente, un evento bellissimo, si è confermato meraviglioso anche nella sua 35esima edizione, baciati dal sole, ieri pioveva, per cui non poteva andare meglio da questo punto di vista. Poi grandi ospiti internazionali, grandissimo record di tempo, cosa possiamo volere di più? Un record anche la sua presenza col suo brand a questo evento, 13 anni che Interno è sempre presente qui sul Triathlon di Caldaro, anche questo è un grande record. Assolutamente, essere dove ci sono luoghi belli, dove questo sport non li intacca, è fondamentale per noi, anche siamo molto pro natura, i nostri prodotti aiutano la natura, il risparmio energetico, ci vediamo un bellissimo parallelo. Qui al Triathlon del Lago di Caldaro c'è un vero e proprio villaggio con tanti stand e aziende promozionali che vendono abbigliamento tecnico, che promuovono anche gli eventi del territorio Alto Adesino e di tutta Italia. Siamo con Bettina Ravanelli, che da tanti anni organizza il Giro delle Dolomiti. È una gara, un evento, è uno stare insieme con 300-400 iscritti, un evento per scoprire le bellezze delle Dolomiti, ma soprattutto per vivere bene. In calendario quest'anno, a fine luglio, 5 giorni. Esatto, sì, il Giro delle Dolomiti è un evento che parte dell'Alto Adige da ben 47 anni, perciò è un evento proprio storico. Si svolge alla fine di luglio, quest'anno dal 22 al 26, e ha questa formula un po' particolare che solo in una piccola parte delle 5 tappe c'è un tratto cronometrato, dove poi esiste una classifica generale finale, se no si pedala in tutte le 5 tappe in gruppo, accompagnati da motociclette, meccanico, ambulanza, e ci si sposta lungo un itinerario che ogni giorno porta in un altro angolo dell'Alto Adige. E per esempio un giorno abbiamo la Sella Ronda, abbiamo quest'anno un treno speciale dove ci spostiamo da Bolzano a Dobbiaco e partiamo da lì in bici per fare il giro Cortina e Tre Cime di Lavaredo. Andiamo al Passo Erbe un giorno andiamo all'altopiano del Renon, andiamo con le pietre, e piace molto ai ciclisti che amano meno agonismo. Siamo in mezzo ai vigneti e al storico vino del Lago di Caldaro. Abbiamo un paesaggio fantastico e abbiamo soprattutto con il Lago di Caldaro il lago più caldo delle Alpi. Però oggi ho sentito che aveva solo 17 gradi l'acqua, tanto caldo non era. Più apprezzo ancora la prestazione di tutti gli atleti che hanno dato proprio tutto, e poi il vincitore assoluto oggi ha fatto addirittura un nuovo record. Cala il
partecipare sulla 35esima edizione del triathlon del lago di Caldario. Vittoria del favorito Ricco Bogen, che ha chiuso in 1:51:10, record della manifestazione. Bogen era il grande favorito, ricordiamo, è campione del mondo in carica del mezzo Ironman 70.3, titolo vinto l'anno scorso a Lahti in Finlandia. Secondo è arrivato Francesco Previtale, terzo un altro tedesco, Thomas Steller, e poi due altri azzurri, Allegri e Alba. In campo femminile, vittoria storica tripletta del K3 di Cremona con tre atlete sul podio. Il K3 di Cremona è una delle società più importanti, vince Vagarello del 2000, anche Bogen, quindi annata d'oro per il triathlon di questi ragazzi che hanno adesso 24 anni. Dopo la Vagarello, seconda è arrivata la Santanocito, terza classificata la Cavalli. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorno, l'abbiamo già ricordato, sabato 3 maggio 2025 per la 36esima edizione. Grazie al dottor La Sala di Internom, main sponsor di questo grande evento, al presidente del comitato organizzatore Werner Mayer e al responsabile marketing Kurt Anrate. Grazie a Dolomiti TV per il montaggio e le riprese di questo speciale televisivo, tutto dedicato alla 35esima edizione del triathlon del lago di Caldaro. Noi ci vediamo alla prossima occasione, sempre con sportdor.tv, il canale televisivo tutto dedicato allo sport e al turismo. Puntata questa, tutta dedicata alla meravigliosa triplice disciplina, nuoto, ciclismo e corsa, il famoso triathlon. Ciao e arrivederci alla prossima occasione, Floriano Mobori. Risveglia i tuoi sensi. La primavera è nell'aria. Respira. Sei in Trentino. Salice, fatti di sport. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Collaborazione con Valsugana, Val di Fiemme, Paganella Ski.